Quando si fa la prima parte titolare c'è sempre un po' di emozione, è sempre un'atmosfera particolare. E sono soddisfatto della prestazione mia personale, dispiace per la prestazione complessiva della squadra perché meritavamo di più, speravamo in qualcosa di più. Il primo tempo ci siamo mossi e comportati molto bene all'interno del campo, sia sull'aspetto tattico che della cattiveria agonistica. E ci dispiace per il gol preso nel finale, viste le poche occasioni comunque avute dalla Turris. Io penso che è una posizione del campo che posso ricoprire. Posso ricoprire, magari come oggi, dove la partita è un po' più difensiva, dove dobbiamo cercare di coprire un po' le due punte, e quindi è più utile avere un terzino di contenimento piuttosto che di spinta. Se la partita dovesse essere di spinta e più offensiva, è ovvio che le caratteristiche mie personali non sono appropriati alla partita, però sicuramente un ruolo che posso ricoprire e se chiamato in causa lo farò tranquillamente. Mentre per Simone, guarda, ti devo dire che so che ha preso una forte botta e speriamo che non abbia nulla di grave perché sappiamo quanto è forte e soprattutto quanto serve alla squadra in questo momento in generale. E l'esclusione di Matteo, intanto, dispiace molto a tutta la squadra perché comunque è un ragazzo, anche io personalmente, a cui sono molto legato, che mi sta molto simpatico e che dispiace non averlo in rosa. Detto questo, sicuramente è un difensore in meno e quindi spero che ci sia un po' più di spazio per me. Vedremo poi il disegno del mister, quello non spetta a me sicuramente. Il primo tempo è stato ottimo, almeno sia a livello di risultato che a livello di prestazione e di come eravamo sistemati in campo. Siamo stati precisi e determinati nelle situazioni giuste. Il secondo tempo è uscita fuori un po' la Turris, un po' perché comunque essendo in casa credo sentisse il dovere di fare qualcosa in più rispetto al primo tempo dove comunque avevamo sofferto poco e niente. E nonostante questo anche al secondo tempo grosse occasioni non ne hanno avute. Ci ha detto oltretutto un po' di sfortuna e purtroppo questo fa parte del calcio e andiamo avanti.